Ho il piacere di essere ospite di Cirio Impalato, che è una persona con un grande talento che già conoscevo per fama e qualche mese fa ho avuto piacere di incontrare in occasione di una serata evento a Torino Inn. Tu Ciro ti occupi di tante cose, tutte molto belle, perché sei un doppiatore, un ricercatore specializzato nella voce, nei suoi aspetti psicologici e nella comunicazione. Poi noi conosciamo la tua voce perché ti sentiamo in televisione, nelle pubblicità, questo da molti anni. E in più sei un esperto della comunicazione paraverbale, ovvero di tutto ciò che viene trasmesso dalla voce indipendentemente dalle parole. Il che già ti colloca in un Olimpo tra pochi eletti perché la maggior parte di noi ha sentito parlare della comunicazione non verbale, quindi ciò che si trasmette col corpo, le emozioni del volto. Non sappiamo se qualcuno quando ci parla si tocca il naso, ci viene il dubbio se stia mentendo o stia dicendo la verità. Però pochi o quasi nessuno di noi sanno che cosa sia la comunicazione vocale. Ma in occasione di quell'evento tu ti definisti, cosa che mi colpì molto, ma una persona molto timida che a un certo punto della sua vita scelse di fare il mestiere della voce. Quindi ci vuoi raccontare come è andata? Perché in realtà la timidezza non è un buon veicolo per l'empatia, però tu sostieni che invece ti abbia proprio cambiato la vita, la voce. Grazie Samantha, grazie, è un piacere averti qui in questa intervista, grazie per questa bellissima domanda che mi hai fatto. Allora, intanto un grande psicologo del passato che si chiamava Alfred Adler, che era un allievo di Freud, disse: ogni sentimento di grande pienezza nasce da un grande sentimento di inferiorità. E quindi io credo veramente che tutte le persone che hanno la fortuna di essere timide hanno dentro di loro quella fiamma, quella possibilità di arrivare a fare cose che altri non farebbero, proprio perché hanno così bisogno di riuscire a comunicare meglio, perché hanno un bisogno proprio che nasce da un'ansia, da una difficoltà personale. E quindi a me è successo che una ragazza mi disse, una ragazza di cui ero innamoratissimo, e quindi avrei fatto qualunque cosa pur di riuscire, e mi disse: guarda, tu hai una bella voce da DJ, perché non trovi una radio, fai qualcosa? Allora mi disse: vabbè, io faccio qualunque cosa, pensai tra me. Provai questa radio, cominciai a fare questo programma, cominciai a trasmettere. Per i tempi era difficilissimo, mi ricordo che usavamo noi il mixer della radio e le mani erano così, era veramente una cosa molto molto emozionante. Non ebbi mai nulla a che fare con questa ragazza, che non vidi più e che non ebbi modo, però da quell'esperienza nacque il mio lavoro con la voce. In realtà tu prima mi hai definito doppiatore, in realtà sì, lo sono, nel senso che ho fatto il numero di turni sufficienti per poter essere definito tale, e ho fatto molte cose al nord, ma i doppiatori sono quelli che vivono a Roma e che doppiano Russell Crowe, che doppiano Dustin Hoffman, eccetera. Io diciamo che mi occupo della voce da ogni punto di vista, so fare anche il doppiaggio, ma mi occupo di tutto, la parte advertising, la parte doppiaggio, la parte radio, la parte presentazione e soprattutto la parte formazione, ovvero a un certo punto mi sono detto: ci deve essere un modo per poter riuscire a trasferire nelle persone quella capacità di uso delle emozioni che rende alcune persone affascinanti. E ho cominciato a studiare approfonditamente quali potessero essere i modi affinché le persone potessero acquisire questa modalità. Lo studio della voce di solito è la dizione, il teatro, il public speaking. Sono questi i modi in cui fino ad oggi, no, le scuole dicono questo, però dizione vuol dire 6 mesi di lavoro per avere una voce che nella migliore delle ipotesi è molto impostata. Ciao Samantha, come stai? Molto bene questa sera? Senti, ti volevo dire una cosa. Ecco, se uno parla così, anziché avvicinare, può allontanare, no? Questo gradasso che si deve essere. Oppure ci sono le scuole di teatro che sono meravigliose per l'espressione personale, ma anche lì ti insegnano a diventare qualcosa, quindi un attore, a esprimerti al massimo, ma non ti insegnano come parlare con tuo figlio, come chiedere uno sconto, come chiedere un aumento di stipendio, come chiedere di uscire a una bella ragazza che ti piace o viceversa a un uomo affascinante. Queste cose non ce le insegna nessuno. E allora mi sono chiesto: ci può essere un modo per insegnare alle persone comuni come emozionare con la voce? E allora, dopo tanti studi, è nato Four Voice Colors, che è un modello di rieducazione funzionale della nostra comunicazione attraverso un paradigma matematico. Fondamentalmente,
così come uno psicologo americano che si chiama Paul Ekman è riuscito a scoprire quali sono le modalità attraverso cui al variare del viso noi leggiamo le emozioni di una persona, allo stesso modo io ho cercato di capirlo nella voce e ho scoperto che gli elementi espressivi che sono volume, tono, tempo, ritmo e sorriso, se li combini insieme, mettendoci più volume, meno tono, più tempo, ti danno come risultato il colore. E il colore può essere il grigio, che è l'apatia, può essere il nero, che è la rabbia, oppure, nel caso fortunato, può essere il giallo, che è la simpatia, il verde, che è l'empatia, il blu, che è l'autorevolezza, e il rosso, che è la passione. Questa cosa si insegna in pochissimo tempo e addirittura si impara anche leggendo un libro.